In vista della prima stagione della propria storia, in Serie B fervono i preparativi in casa cestistica torrenovese. Le Aquile hanno vissuto un'estate travagliata con un nuovo roster da allestire e i classici problemi di una neopromossa nel reperire fondi e autorizzazioni. Gli ultimi giorni di agosto sono stati intensi, ma con l'aiuto del sindaco del comune di Torrenova si è trovata la quadra. Il cerchio quindi pare essersi chiuso con coach Silva, che ha creato un roster pieno di giocatori giovani sui quali scommettere. In cabina di regia, oltre al veterano Gullo, è stato firmato il classe 99 Murabito nell'ultima stagione in A2 all'Orlandina Basket. Dopo l'accordo nei primi giorni estivi con Svoboda, la società ha confermato Munastra alla prima vera stagione di Serie B in carriera ed ha aggiunto due giovani del vivaio Orlandina Basket come Carlo Stella e Triolo. Nello spot di 3 la società ha firmato Santiago Boffelli, ala di talento ed esperienza, con accanto il numero 4 orlandino Lucas Gro. Capitolo lunghi da analizzare bene, mancano sicuramente chili, ma si scommette su Drigo, D'Andrea e Nwokoye. La prima uscita amichevole contro l'Orlandina Basket ha mostrato buoni spunti con indicazioni positive che hanno permesso a coach Silva di poter lavorare con calma. Escludendo Gullo, Svoboda e Boffelli, la cestistica torrenovese ha un'età media bassa con un possibile grande futuro. Compattare un gruppo con i giusti tatticismi, così come fatto vedere lo scorso anno, non dovrebbe essere così complicato, perché è ovvio che da qui passa la salvezza della cestistica torrenovese.